Allora Daniele, che fai di buono adesso? Rizzi, ti faccio un rotolo di salmone di quelli che ti ciucci le dita alla fine del mondo. Davvero? Guarda. Sì. Dunque, un filetto di salmone norvegese, 200 g di spinaci lessati, un peperone rosso, 200 g di lardo a fette, 3 patate lesse, un limone, olio extravergine, sale e pepe. Perfetto. Allora Franca, prima di tutto bisogna prendere una padellina che abbiamo qua sotto, sì, e dobbiamo saltare in padella gli spinaci che abbiamo già lessato. Quindi un pochino di olio, un po' di sale e un po' di pepe e li facciamo insaporire. Intanto prendiamo il salmone. Ovviamente è già stata tolta la pelle. Mm-hmm. E? Salmone fresco. Vedi che questa parte è più bassa, questa, sì, è più alta. Quindi per fare un rotolo noi andiamo a prendere questa parte e andiamo a aprirla, stando attenti a non andare fino in fondo. Cioè dobbiamo poi girarla così. Ecco. Va bene. Qua. Perfetto. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, dentro ci mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Il contrario, l'ho detto, non il contrario, beh, ma facciamo, ma non importa, insomma, mettiamo uno e l'altro, ecco. Esatto. Ci vado a grattugiare dentro un po' di buccia di limone. Intanto che si asciugano gli spinaci, Rizzi, tagliamo anche, aspetta che lo sposto qua, tagliamo anche delle, dei bastoncini di peperone rosso. Ok. E anche andiamo a sbucciare, aspetta che questa è brutta, andiamo a sbucciare una patata. Allora, sul salmone, sì, noi andiamo a mettere, spengo un attimo, un letto di spinaci. Ovviamente voi lasciateli intiepidire perché vabbè, noi non abbiamo tutto questo tempo. Ci mettiamo qualche fettina di patata dentro, ecco qua, e i pezzi di peperone, qualche bastoncino di peperone, sì, perché di modo che quando poi noi andiamo a rotolarlo e si taglierà abbiamo tutti i colori, no, dentro. Sì. Sì. Prendo un pezzo di o carta da forno o carta stagnola, posso usare anche la stagnola, non importa, così facciamo vedere le due versioni. E su questa carta qua ci metto però delle belle fettine di lardo che gli danno un sapore che è la fine. Ma guarda, ci credo, eh. Andiamo ad arrotolare il salmone. Eccolo qua. Così. Così. Lo andiamo a mettere sul lardo e andiamo a chiudere ancora. Ecco qua, facendo bene aderire il lardo. Sì. Hai capito. E andiamo a chiudere il tutto. Mm. Questo va in forno. Così? Va in forno così a 180 gradi per 20 minuti. Passato questo tempo, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Hai visto che il lardo fuori si è rosolato. È vero. E dentro invece peperoni e spinaci sì, si sono cotti. Quindi io vado a tagliarlo. Uso un coltello a sega perché è ancora caldo. Se lo lasciamo raffreddare un attimo sarebbe meglio, perché vedi che tende a sfaldarsi un attimo, però vedi che fuma. Però non abbiamo finito, Rizzi. Perché? Buono, eh? Ti piace? Buono davvero. Allora ci va una citronette sopra, quindi dobbiamo condirla, perché dentro c'è la buccia del limone. Sì. Però noi prendiamo il succo del limone. Eccolo qua. Che bel limonone. Adesso hai tagliato il limone con col coltello con cui hai tagliato il salmone. Ma tanto cosa c'entra? Devo usarlo. Anche quello? No, quello lì non lo uso, però vedi? Di solito si usa. È buono, Buono, eh? È buono, sì. Bello saporito. Ma guarda che il lardo fuori fa la sua parte. Il salmone è buono, ovviamente. Sicuramente. Allora, vado a mettere l'olio. Il pepe e il sale e vado a sbatterlo così
e col cucchiaio andiamo a versarlo sopra. Abbiamo fatto questa ricetta con il salmone fresco norvegese, ecco, abbiamo fatto questo rollè, ancora una volta abbiamo imparato che effettivamente questo pesce è particolarmente versatile, perché si può fare davvero, cioè si presta per fare tantissime ricette. Assolutamente, davvero sì, tante, davvero. Ci mettiamo tante. Di fianco anche due spinacini che abbiamo comunque tenuto. Sì. Ed ecco che abbiamo creato anche il suo contorno. E abbiamo anche il contorno. Devo dire insomma che anche questa è un'altra di quelle ricette che probabilmente troveremo sulle tavole di Natale.